Dopo la festa del battesimo del Signore inizia il tempo ordinario. Ma eh, la festa della Epifania segna questo periodo dell'anno e la liturgia vuole sottolineare la manifestazione del Signore. Dio che si è fatto uomo per noi non ha voluto rimanere sconosciuto, si è fatto conoscere e gli uomini lo hanno riconosciuto. La prima epifania, ricordiamo la visita dei Magi, la seconda epifania è quella nelle acque del Giordano, quando la voce del Padre e la discesa dello Spirito rivelano che Gesù è il figlio. La terza epifania nella tradizione antica della Chiesa è il segno inaugurale a Cana. Proprio per questo motivo la riforma liturgica ha messo dopo la domenica del battesimo del Signore ancora una volta un testo giovanneo. Solo ogni tre anni si legge l'episodio delle nozze di Cana mentre eh, quest'anno nel ciclo A ci è proposto il momento in cui Giovanni Battista riconosce Gesù. Anche questa è una epifania. Ai discepoli che l'hanno seguito, il battezzatore indica Gesù come l'agnello di Dio. Colui che toglie il peccato del mondo. È un titolo particolare, un'espressione a cui siamo abituati e eh, ci è diventata ormai familiare proprio perché il celebrante ogni volta che alza l'ostia consacrata prima della comunione la presenta all'assemblea come l'agnello di Dio. Noi riconosciamo che Gesù è l'inviato di Dio. L'agnello richiama il sacrificio. Non si parla mai nell'Antico Testamento di un agnello di Dio, ma si parla dell'agnello come di un animale sacrificale legato soprattutto all'evento della Pasqua. È l'agnello pasquale, segno del riscatto di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Probabilmente il titolo adoperato dal Battista lascia eh, intendere un uso particolare aramaico, perché in questa lingua il termine agnello corrisponde al termine servo. Talià indica sia l'agnello che il servo. È l'agnello di Dio, ovvero il servo, il ministro che Dio ha istituito affidandogli un incarico importante. E la caratteristica del servo di Dio è quella di essere il sacrificio a Dio gradito. Giovanni Battista indica con questo titolo particolarmente pregnante e significativo il personaggio di Gesù e aiuta i presenti a riconoscere in lui il figlio di Dio. Egli dà testimonianza e in base a quello che ha visto può dire agli altri su di lui è sceso lo Spirito ed è rimasto lo Spirito, per cui egli è il consacrato, il Messia, colui che Dio ha mandato come suo servo, ovvero plenipotenziario, il rappresentante ufficiale che Dio ha istituito per la salvezza del mondo. Ecco perché ci viene proposta come prima lettura una pagina del profeta Isaia al capitolo 49 che noi conosciamo come il secondo canto del servo. Il primo canto al capitolo 42 l'abbiamo letto domenica scorsa. Anche per la festa del battesimo la liturgia ci ha proposto un passo analogo. I canti del servo sono testi poetici e profetici in cui l'autore, che è un profeta in esilio, annuncia un intervento di Dio proprio attraverso un suo eletto, un consacrato, un servo, inteso come ministro a cui è dato ogni potere. Il brano che leggiamo come prima lettura è di tipo autobiografico perché è l'autore stesso che i moderni chiamano secondo Isaia a presentarsi come colui al quale il Signore ha detto mio servo tu sei. Quell'inciso Israele sembra una aggiunta posteriore. Nell'antico rotolo di Isaia trovato a Qumran manca questo particolare. Non è Israele il servo. Questo è un tentativo interpretativo posteriore per togliere a queste pagine profetiche una valenza personale. È un uomo ben preciso che viene costituito servo di Dio per ricondurre a Dio Giacobbe e per riunire Israele. Capite, non avrebbe senso dire che Israele è stato scelto per riunire Israele a Dio. È un individuo scelto dal Signore come mediatore di alleanza e nel senso letterale primario questo servo di Dio fu il profeta stesso vissuto in esilio a Babilonia a metà del VI secolo ed è proprio lui che in persona l'intervento di Dio ed è Lui che paga di persona questa testimonianza coraggiosa. Il brano completo eh, presenta la crisi del profeta, il quale noi diremmo presenta a Dio le proprie dimissioni dicendo ho sprecato il tempo, è stata tutta fatica perduta, non è servito a niente il mio lavoro per riportare Israele al Signore. E il Signore, anziché accettare le dimissioni, gli riconferma l'incarico e amplia enormemente l'impegno da svolgere. È troppo poco che tu ti occupi solo di Israele. Io ti farò luce delle nazioni perché tu porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. È paradossale. Il profeta dice, non sono riuscito a riportare una piccola parte del popolo al Signore. E allora gli viene dato l'incarico di portare tutte le nazioni, non solo... Servo per Israele, ma luce per tutte le genti. Questa esperienza profetica, vissuta cinque secoli prima di Cristo, è la chiave di lettura della missione di Gesù stesso. Egli è il servo, è l'agnello di Dio. È la luce delle nazioni, scelto per portare questa salvezza a tutti i popoli. Il Salmo responsoriale è un testo molto bello, ricco e profondo teologicamente. Il Salmo 39 esprime la confessione di un uomo di Dio che racconta la propria esperienza di vocazione. Ho sperato nel Signore, mi ha dato ascolto, ho capito che non si aspettava da me sacrificio e offerta, ma mi ha aperto le orecchie, mi ha fatto capire che voleva la mia vita. Allora io ho risposto, sono disponibile. Eccomi, Signore. Io vengo per fare la tua volontà. Ho assimilato in profondità la tua legge e quindi intendo annunciare la tua giustizia. È una preghiera di Gesù? Diventa preghiera nostra. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. È ciò che ha detto il servo, è ciò che ha detto Cristo, è ciò che dico io. Ognuno di noi si riconosce in questa parola e in questa disponibilità. Con questa domenica iniziamo a leggere la prima lettera ai Corinzi che ci accompagnerà fino all'ottava domenica del tempo ordinario. Leggiamo brani dei primi quattro capitoli e in questa domenica ci è proposto proprio l'inizio che contiene il saluto, l'indirizzo e il nome del mittente. Paolo si presenta come chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù e si rivolge ai cristiani santi per chiamata, chiamati ad essere santi. E per essere santi i chiamati rispondono come l'antico profeta, come Gesù, eccomi signore. Sono disponibile, sono l'agnello, sono il servo, vengo per fare la tua volontà.